Ok, fai partire la registrazione. Benissimo, buongiorno a tutti. Iniziamo puntuali con le solite raccomandazioni per chi per la prima volta comincia a utilizzare questo strumento. Anche oggi sono collegati sia tramite webinar, in questo momento ho 118 utenti, ci aspettiamo che se ne colleghino altri, abbiamo superato le 400 iscrizioni. In sala anche abbiamo qui delle persone e poi ci sono anche delle sedi territoriali collegate. Quindi, da un punto di vista strettamente organizzativo, ricordo che chi ci raggiunge via webinar ha a disposizione un cruscotto sul quale può indicarci le domande da fare e vedrà anche le risposte che arrivano. Noi raccoglieremo tutte le domande, vengono registrate, tutta la sessione viene registrata, in maniera tale che poi si possa mettere a disposizione di tutti i materiali e le registrazioni, probabilmente già da domani. Oggi abbiamo una platea di relatori, abbiamo quattro persone di KPMG, per cui si alterneranno e io tra una persona e l'altra che comincia a parlare, magari vi interrompo per cominciare a dare delle risposte alle domande che ci arrivano nel frattempo dal webinar. Se qualcuno ha delle domande in sala da fare, chieda la parola o anche dalle sedi territoriali, in modo tale che si possa darvi la parola con un po' di ordine. Ok. Benissimo, ecco, questi sono i punti che le indicazioni che vi stavo già dando, quindi la sessione viene registrata, alle domande daremo risposta soprattutto, un pochino dicevo le diamo oggi, ma soprattutto daremo risposta tramite la pagina web. Sul web già trovate una pagina che stiamo sistemando comunque con le risposte dei primi due moduli che sono stati fatti. Entro domani appunto online nelle slide. Il sito di riferimento è sempre www.agendadigitale.regione.lombardia.it, che è il sito dove anche compare l'avviso per iscriversi a questi webinar. Infine vi anticipo già alla termine di questo incontro, come è già successo per le altre volte, ci sarà anche una survey, un sondaggio che vi mandiamo e a cui vi chiediamo di dare risposta. Anche all'interno di quella survey ci sarà lo spazio per fare ulteriori domande, quindi raccoglieremo tutto e daremo risposta in asincrono. Io a questo punto do la parola a KPMG, a voi gestire anche la successione dei relatori e presentarvi. Ci siamo? Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa terza sessione di webinar organizzata da Regione Lombardia, Lombardia Informatica, che ringrazio, e legata, diciamo così, dal filo conduttore della fatturazione elettronica. Nel seminario di oggi l'obiettivo è quello di dare una panoramica delle novità rilevanti per quanto riguarda il decreto legislativo 118, poi modificato dal 126, e darvi un focus particolare su alcuni temi, su alcuni aspetti di rilevanza contabile, come ad esempio il concetto della competenza finanziaria, il fondo pluriennale vincolato, il piano dei conti integrato e il bilancio consolidato. Dal generale al particolare vedremo poi alcuni aspetti contabili rilevanti per quanto riguarda la fatturazione elettronica
e come questa ha e avrà impatto nella contabilità degli enti locali. Come ci sono oggi? Io sono Stefano Re, sono manager dell'ufficio di Milano di KPMG, con me ci sono dei colleghi dell'ufficio di Roma, il professor Roberto Iannelli, il dottor Armando Rei e il dottor Vincenzo Di Sauro. Fatta questa breve premessa, lascio la parola al mio collega, il professor Roberto Iannelli, che inizierà proprio a parlarvi delle novità riportate dal decreto legislativo 118 e a seguire poi gli altri colleghi interverranno sugli altri temi che ho accennato all'inizio. Prego Roberto. Grazie a tutti e a tutti, il più cordiale buongiorno. E come stavamo dicendo, sono stati accennati temi importanti e ringraziamo la Regione per questa opportunità che ci dà di riflettere e discutere in merito a due elementi che si prestano ad essere indagati diversamente. Il tema della fatturazione elettronica, che è già oggetto di un inquadramento molto più generale, e poi in particolare quali sono le implicazioni contabili di queste fatturazioni elettroniche in un contesto più ampio che è quello del decreto legislativo 118. Dicevamo, questa materia può essere indagata da diversi punti di vista. Il punto di vista che oggi andremo ad indagare è gli impatti della fatturazione elettronica in un contesto di carattere pubblico, non vedendolo dalla parte del soggetto privato, ma vedendolo da parte del soggetto pubblico. Quindi il concetto di armonizzazione, come si porta dietro la parte relativa alla fatturazione elettronica. Breve descrizione del fenomeno, prima di andare a concepire quali sono gli impatti contabili, andiamo a vedere quali sono le implicazioni sulle peculiarità della base contabile che utilizziamo nei nostri sistemi di amministrazione pubbliche, qui inquadrandole come amministrazioni territoriali, due regioni, due comuni e enti locali. Nell'ambito di questo discorso, il tutto prende il via da una situazione molto più ampia rispetto a quella che a noi interessa. Fino ad oggi le evoluzioni contabili hanno riguardato interessi nazionali, oggi ci sono pressioni che vengono dall'esterno in merito a queste rivoluzioni contabili, pressioni che vengono dall'Europa. Giova ricordare che oggi, sì, oggi, 26 marzo 1827, moriva Beethoven, il quale è stato l'ideatore dell'inno. Ovviamente lui non l'aveva ideato per quella ragione, ma l'inno alla gioia è proprio di Beethoven, quindi c'è una coincidenza fortuita della nostra giornata con l'elemento europeo. Quindi questa cornice europea di pressioni, di uniformità nell'ambito dei nostri dialoghi contabili si inserisce il decreto legislativo 118. Questo lo andremo ad indagare anche su punti di riflessione che secondo me meritano di essere approfonditi proprio per andare a collocare meglio questo sistema delle fatturazioni elettroniche. Abbiamo detto, la centralità è data dalla pubblica amministrazione, quindi noi vediamo come andiamo a recepire e come andiamo a contabilizzare questi fenomeni. Il fenomeno della contabilizzazione, sappiamo bene che nell'ambito del panorama delle basi contabili, qui ci troviamo a dover tener conto di due esigenze fondamentali: un primo momento di carattere squisitamente pubblico e un secondo momento di carattere privatistico. Il momento di carattere pubblico attiene alla contabilità cosiddetta autorizzatoria e pertanto tutta l'impalcatura su quelle che è la contabilità, come noi la definiamo, giuridico-finanziaria, dove si dà un peso all'elemento forma, che poi noteremo forma non è un elemento relativo alla parte sostanza, cioè quello della scritturazione contabile e di queste implicazioni. Il decreto legislativo 118, con le modifiche che ha avuto nel tempo, già ci porta su una dimensione di carattere europeo, dove noi scontiamo una caratterizzazione del nostro sistema contabile. Diciamo che l'Unione Europea può essere divisa tendenzialmente in due grandi approcci nel mondo del diritto. Il diritto latino, i paesi latini si contraddistinguono per un sistema di scritture del diritto, i paesi anglosassoni invece che si distinguono per scrivere poco nell'ambito del diritto. Questo va nomenclato a livello internazionale, rubricato sotto il sistema del common law e il sistema del civil law. Noi civil law scriviamo tutte le leggi e questo ovviamente comportano anche una modificazione dei nostri comportamenti. Il civil law
ha la peculiarità di anticipare gli eventi, quindi tutto il sistema dei principi ci stiamo man mano formando. Siamo a composizione a cipolla e con stratificazione plurime. È il primo principio. Quindi, dicevamo, nell'ambito di questa scritturazione, quindi gli eventi vengono anticipati, ecco perché si chiamano principi, in principio, eccetera, eccetera, quindi li anticipiamo. Cosa diversa nei paesi anglosassoni, dove si scrive poco e il comportamento delle persone lascia presagire che quella sia la regola di tutti quanti. Ecco, il decreto legislativo 118 ci ha portato in un sistema misto, dove c'è un sistema normativo che viene posto in essere, però è a efficacia differita, nel senso che nel tempo viene mantenuto a seconda di quello che sono le esigenze che emergono da parte dei fruitori di questa norma o dei soggetti che sono impattati, per cui abbiamo avuto diverse revisioni fino ad arrivare all'agosto di quest'anno. Principio cardine di questa rivoluzione contabile è senza dubbio poggia su due pilastri fondamentali. Il primo, quello della rivisitazione del nostro sistema generale contabile, quindi della centralità della contabilità, per così dire, autorizzatoria, contabilità pubblica, che poggiava le sue fondamenta in precedenza sul principio della competenza finanziaria, e dall'altro elemento su cui poggia questo sistema è quello di dare maggior trasparenza e maggior verificabilità dei risultati e indagati non solo sotto la prospettiva di tipo giuridico, ma anche una prospettiva di tipo economico-patrimoniale. Ecco qui il punto di connessione tra il sistema della fatturazione elettronica, indagata sotto l'aspetto di carattere pubblico, se mi permettete questo termine, e l'indagine sotto l'aspetto di carattere privatistico. Sotto l'aspetto di carattere pubblico, abbiamo detto, tra i vari principi che sono stati statuiti, uno risulta essere preponderante, quello della competenza finanziaria potenziata. Ecco, su questo c'è un problema dal mio punto di vista nell'ambito dell'indagine che viene posta, un pochino come abbiamo detto inizialmente. Il legislatore, quando l'ha scritto, ha sottointeso che si riferiva alle pubbliche amministrazioni, però nell'ambito del diritto così non è. Un principio fondamentale è quello della, immagino siamo tutti delle pubbliche amministrazioni, quindi sappiamo com'è l'impalcatura contabile, eccetera. Il principio fondamentale su cui poggia la pubblica amministrazione è un'autorizzazione che viene fatta attraverso un documento, quindi noi viviamo per atti e non per fatti, e il documento è il bilancio. Autorizzato lo stesso con gli stanziamenti, procediamo nell'ambito del tempo e il momento con cui si dà vero inizio all'attività è la fase dell'impegno. Ora, l'impegno, proprio perché noi siamo in Europa e dopo tutti i giuramenti che abbiamo fatto, le varie modifiche della nostra Costituzione, siamo arrivati ad una sorta di accordo, ecco perché si chiamano patti a livello europeo. Nell'ambito di questo accordo abbiamo dichiarato noi di voler indagare fortemente la parte di carattere monetario, e quindi la potenza di una nazione a livello europeo la si misura non più sulle dichiarazioni di intento, ma su un elemento concreto che è la moneta, per cui stiamo cercando di avvicinare le nostre dichiarazioni o le nostre speranze più alla moneta rispetto al resto. Vedremo questo come impatta però sul discorso della fatturazione elettronica, perché se prendiamo il discorso della fatturazione elettronica vedremo che difficoltà nell'ambito pubblico nell'ingegnerizzarlo le avremo. Ritornando all'oggetto del contendere, il principio della competenza finanziaria potenziata cosa ci dice? Rimaniamo come sempre e quindi approcciamo al nostro bilancio attraverso la fase dell'impegno, quindi registriamo la fase dell'impegno, ma nel momento in cui lo andiamo a scritturare in bilancio, il legislatore ci dice di riportarlo per il principio della competenza, e quindi compete quella fattispecie della spesa al momento in cui questa necessiterà di esborsi monetari. Letteralmente lui dice, il nostro legislatore, quando la somma sarà esigibile. Bene, ma sarà esigibile cosa vuol dire? Siamo in un sistema di civil law, di atti vengono fatti attraverso il contratto. Il momento pubblico lo abbiamo assolto nel momento dell'impegno, il momento contabile, il momento successivo, nei rapporti tra i due soggetti, quando l'obbligazione diventa esigibile. Ma quando è in un contratto che l'obbligazione diventa esigibile?
E questo è l'impegno. Poi io lo devo riportare in bilancio, giusto? Quindi c'è una verifica postuma al ricevimento della fattura che mi dice effettivamente che ho ordinato il tot e è arrivata il conto. Senza ombra di dubbio. Corretto, ma qui l'abbiamo fatto solo con le nostre scarpe. Ma i contratti sono tali se esistono due parti. Nell'ambito di un contratto la prestazione esigibile non è il pagamento, è la prestazione che deve fare quel soggetto. La mia è subordinata al fatto che quello abbia compiuto il suo atto. Quindi dire esigibile, se io prendo il tenore del contratto, è che quello deve fare la prestazione, non la mia. Allora noi dobbiamo specificare che quello che stiamo dicendo riguarda solo noi, non è il concetto del diritto prestazione esigibile, perché esigibile è solo che quello faccia quello che noi abbiamo fatto nel contratto, la fornitura. Se lui ha fatto la fornitura, io lo dovrò andare a pagare. Ma quando si dice esigibile, noi invece stiamo facendo riferimento solo a noi stessi, che non è corretto sotto l'aspetto del diritto. Quello fa riferimento al pagamento e non sarebbe... Senza ombra di dubbio, però nel pubblico giuridicamente perfezionato, collega, non è in questo modo. È giuridicamente perfezionato. Mi chiedo però quando parlate in sala, sarebbe il volume perché altrimenti non mi sentono via webinar. Ecco perché dico il fenomeno della riflessione. Riescono a sentire messo in questo modo, magari? Ti ascolta via webinar sempre da PC, quindi bisogna tenere la voce in alto. Ok. Grazie. Cercheremo di portare la voce, visto che oggi è anche il compleanno di Bolle, uno che balla, quindi cercheremo di tenere la voce più alta. Si legge. Allora, la nostra collega ci diceva, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata, ma nell'ambito della nostra accezione di pubblica amministrazione quella impatta sull'impegno. È giuridicamente perfezionata se ricorrono determinati istituti. L'atto dell'impegno, la copertura, il soggetto beneficiario che abbiamo selezionato secondo le regole pubbliche, riporteremo poi l'importo che dobbiamo dare a questo soggetto e la scadenza. Questo è quello che ci dice giuridicamente perfezionato, mentre correttamente, come ci diceva la nostra collega, è il momento privatistico, cioè il rapporto tra i due. Noi stiamo nella fase ancora prima, quando siamo nell'alveo pubblico. Quindi il giuridicamente perfezionato, quando sto in una pubblica amministrazione, mi sono fermato alla fase dell'impegno. Poi lo vado a sostanziare nel proseguo della nostra attività. Quindi dicevamo giustamente, il fenomeno che ci dice il legislatore a quale bilancio lo devo andare a riportare quando l'obbligazione diventa esigibile. Ma l'esigibilità, torniamo a ripetere, se c'è un contratto, l'attività principale è quello della fornitura, non quello del pagamento, perché il pagamento è subordinato a che la fornitura ci sia stata. Intenderla in un modo e in un altro cambia completamente il bilancio. Infatti noi intendiamo l'impegno giuridico e l'impegno contabile, facciamo già questa sorta di distinzione. Ma noi ce lo stiamo dicendo adesso e lo stiamo specificando, infatti stiamo su quel solco e stiamo dicendo una cosa è l'impegno giuridico, una cosa è l'impegno contabile. E quindi come lo andremo a registrare? Nel riporto, e quindi il principio della competenza fa riferimento a questo. A quale anno appartiene? Appartiene all'anno in cui diventerà esigibile. Stavamo dicendo, ma l'esigibilità da che cosa mi è data? Noi lo stiamo vedendo però dal nostro punto di vista, cioè quando io dovrò pagare. Se andiamo nel tenore contrattuale, non è quando io dovrò pagare, è quando questi, cioè l'altro soggetto, mi ha fatto la prestazione, perché nel caso in cui la prestazione non venisse resa, io non sono tenuto al pagamento. Sì, non sempre è dovuto questo, perché se lui mi ha fornito i beni e non mi ha mandato la fattura, comunque io... Sto parlando di fatturazione, la fatturazione è un documento che comprova l'effettivo svolgimento della prestazione. Vede, no, non è così. Le spiego il perché. Anche se questi non ci fa la fattura, lui non può pretendere le somme, ma io sono indebitato. Attenzione, che lui mi mandi la fattura o no è un problema suo, ma io sono indebitato, non lo pago perché non mi ha fatto la fattura, ma io non posso... Impegnato, per la scrittura pubblica,
ma la fattura, come diceva la nostra collega, è il momento successivo, quello della liquidazione. Ma se il privato non mi fa la fattura, io non posso dire che non sono indebitato. È un problema suo che non lo pago, ma non posso dire che non sono indebitato. Perché se io le faccio la fornitura, ho un mese di tempo per fatturare, io in quel mese comunque sono indebitato. Di quanto? Non so con precisione, ma quelli beni me li ha forniti. Attenzione, il fenomeno della fatturazione è elemento fondamentale per la pretesa dell'altro soggetto, non noi per sapere se siamo indebitati o meno, se no non avremmo fatto l'impegno. Quindi questo fa criterio nell'ambito della nostra attività. Infatti ci siamo detti, attenzione, facciamo la divisione di due momenti, il momento pubblico e il momento privatistico. Il momento pubblico, quello che ci siamo chiaramente esposti, il momento privatistico, il rapporto sinallagmatico con l'altra parte. Lui può pretendere se ha fatto la prestazione secondo regola d'arte, come ci siamo detti. Qual è il documento attraverso il quale lui fa la pretesa? Il documento contabile attraverso il quale fa questa richiesta. Nelle modalità di richiesta ce ne stanno infinite, il legislatore ha stabilito questo. Cosa ho combinato? Proviamo a vedere se riusciamo a far sentire anche le domande in sala meglio. Sono mortificato. Perché purtroppo ci sono 200 persone in webinar e non ci sentono. Ok. Vi chiedo di tenere la voce alta, provate a vedere. Io non discorro, se no sembra effetto matrimonio che sia andato a fare il viaggio di nozze. Ah, allora ogni tanto vi faccio girare per vedere che funziona. Ok, proviamo a vedere se si sente meglio. Ok, quindi dicevamo, sì, questo ci serve per avere la base d'appoggio sulla quale faccio iniziare la fase successiva, che è la fase della liquidazione, fermo rimanendo per noi che comunque già sappiamo che siamo impegnati, tant'è che quelle somme le teniamo a fronte di questo soggetto. Non possiamo dirlo con precisione perché noi non sappiamo quali sono gli elementi, ma noi il tetto massimo del nostro indebitamento lo sappiamo a fronte di quella richiesta che abbiamo fatto. Bene. Allora a questo punto noi che cosa abbiamo? Abbiamo il rapporto che si viene a determinare e lo abbiamo visto solo sul lato passivo, cioè vedendo noi come pubblica amministrazione che riceviamo il servizio e a fronte di questo servizio ovviamente l'emissione della fattura. Al di là delle modalità, poi andremo a vedere le modalità che viene messo, ormai è stato statuito e questo anche su una pressione di carattere generale, il fenomeno della fatturazione elettronica è chiaro che dovrebbe portarci ad un vantaggio con caratteristiche multiple, tanto risparmio energetico, inteso nell'accezione di risparmio di carta, risparmio degli spazi dove andarla a creare, eccetera. Secondo elemento un pochino più sociale, quello della tracciabilità delle somme che vengono erogate, quindi in questo modo io posso fare questa operazione. Terzo, il fenomeno della trasparenza intesa in senso bilaterale. Il fenomeno della fatturazione elettronica colpisce tre soggetti nel sistema di valoriale. La pubblica amministrazione che sa con precisione qual è lo stato in merito alla sua debenza. Il privato che sulla base di quella certificazione elettronica che può essere fatto, laddove ve ne ricorrano i presupposti, può andare alla banca e scontare quelle determinate situazioni e quindi dare contezza e certezza del suo credito. Terzo, il privato che può sapere quel pagamento in favore di quale soggetto è andato e come si è andato a concludere quel circuito che avevamo detto all'inizio. Perché è importante questo? Perché la fase dell'impegno e la fase del pagamento non è detto che ci siano gli stessi soggetti, perché io posso anche fare una cessione di credito, ma quella è una modalità con la quale si libera la pubblica amministrazione. Mi impegno nei confronti di un soggetto, ma mi libero in un altro modo. Quindi potremmo avere, in taluni casi, la non coincidenza tra i soggetti. Quindi questo permette a noi, stakeholders o privati cittadini, di sapere quelle forme di pagamento pubblico in mano a chi sono andate, quindi la tracciabilità e la trasparenza di cui dicevamo in precedenza. Quindi questo fenomeno della fatturazione elettronica dovrebbe determinare un sistema di vantaggi plurimi, come dicevamo, di impatto di carattere sociale, ovviamente di trasparenza e di celerità nei conti pubblici e di chiarezza e certificabilità del credito vantato dal privato nelle accezioni che a lui saranno molto più utili. Bene, sulla base di questo elemento allora
la fatturazione elettronica si pone come perno ulteriore di passaggio da queste prospezioni che noi abbiamo visto di carattere pubblico alle prospezioni di carattere privatistico, intendendo in questa accezione le due basi contabili che dovrebbero convivere nell'ambito della pubblica amministrazione. Da un lato, l'abbiamo detto più volte, la base contabile di tipo pubblico e la connessione con la base contabile a stampo privatistico, cioè la contabilità economico-patrimoniale. Quindi dovremo cercare di coniugare queste prospettive diverse di indagine e di informazione che vengono poste in essere. Allora, per supportare questo sistema e quindi permettere a noi che questo sistema di connessione possa venirsi a determinare, senza ombra di dubbio dobbiamo avere una architettura informativa che ci possa permettere di fare questo. L'autonomia contabile che abbiamo avuto fino ad oggi, che cosa ha determinato? Pur in presenza di un'intelaiatura normativa forte e ben precisa, ha determinato, e questo ovviamente è il limite che può avere la normativa, ha avuto il limite di dare la possibilità di interpretazione. Nell'interpretazione vari soggetti hanno agito in maniera diversa, per cui i dati contabili, seppur nati dalla stessa norma, non erano tra loro comparabili perché gli approcci erano completamente diversi. Ne citiamo uno, ma tra i tanti. La liquidazione, alcuni se la dimenticavano, lasciavano le fatture nel cassetto. Alcuni tempestivamente, come arrivava la fattura, facevano la liquidazione, altri invece cercavano di avvicinarla al momento della liquidità e quindi era prossima al momento del pagamento. Quindi vedete che a fronte dello stesso fenomeno avevamo comportamenti contabili completamente diversi. Il legislatore, attraverso il decreto legislativo 118, cerca di portarci ad un sistema di uniformità nei nostri comportamenti contabili. Nei comportamenti contabili, sapete, noi abbiamo due approcci. L'approccio di carattere culturale, dove uno spontaneamente riesce ad arrivare ad un comportamento similare, o un approccio per così dire guidato o indotto o spintaneo, dove tutti adottano un sistema che è essendo uguale per tutti, non c'è posto che cosa, a determinare un sistema di basi informative contabili che possano legare tutti nello stesso modo. Di qui allora l'esigenza di un piano dei conti che permettesse a tutti di utilizzare la stessa tipologia di informazioni, ma anche nell'ambito dei comportamenti contabili. E questi comportamenti contabili da che cosa sono dati? Da mettere insieme queste due prospettive che abbiamo detto. Una la prospettiva pubblica dell'autorizzazione, dall'altra parte la prospettiva di stampo privatistico, dove per un lato si sta tendendo di andare sotto l'aspetto delle informazioni, e queste sono date dalla comparazione tra i costi standard o fabbisogni standard, o quello della verifica che quel determinato fenomeno abbia determinato lo stesso impatto da tutte le parti. Faccio un caso di specie, ritorniamo, come ci ha stimolato la nostra collega, al fenomeno della fatturazione elettronica. Io simultaneamente, laddove ci dovesse essere un sistema di database intelligente, come si dice oggi il big data, io posso essere in grado di prendere per la stessa ditta o per la stessa categoria merceologica, facciamo un caso, la siringa, quanto la vado o l'ho pagata a Monza e quanto lo sto pagando in un'altra parte, non facciamo i nomi se non ci stanno le disparità. Quindi a Monza l'ho pagata X, in un'altra parte l'ho pagata in maniera diversa. Con questo sistema di fatturazione elettronica, laddove abbiamo un sistema integrato delle informazioni, siamo in grado di andarlo a prendere in considerazione. Quindi l'importanza sa determinare che a fronte delle informazioni che abbiamo avuto di affiancare una visione delle informazioni, quindi la visione economico-patrimoniale. Il legislatore, per far sì che tutti si portino nello stesso modo, che cosa ha fatto? È andato proprio agli elementi basilari. Per poter far sì che tutti possiamo agire nello stesso modo, ha messo in piedi un sistema indotto di comportamento che è dato dal cosiddetto piano dei conti integrato. Questo piano dei conti deve permettere di affiancare, quindi di avere una visione complessiva, conoscitiva, a quella di tipo pubblico, anche quella a stampo privatistico o di costi. Che sarebbe più corretto parlare di oneri e proventi e non di costi e ricavi, ma senza addentrarci su questo potremmo dire che ci permette di avere una dimensione economica del nostro comportamento. Ecco, vediamo anche allora l'ulteriore funzione che può avere il sistema della fatturazione elettronica, cioè quello di seguire questa filiera fino ad arrivare alla definizione
di questi importanti elementi di comparazione. Quindi abbiamo cambiato i principi contabili, abbiamo messo un nuovo comportamento contabile che si rifà più a quelle che sono le spinte indotte dall'Europa. Il decreto legislativo 118 impone regioni, anzi Stato, regioni e enti locali ad avere un'architettura contabile che si rifà ai principi più generali dell'OCSE, e quindi stiamo in un campo di carattere europeo, e quindi in Europa abbiamo i bilanci comparabili fatti secondo quell'acronimo COFOG, quindi un sistema contabile nell'ambito della funzione pubblica che prevede nell'ambito delle spese una strutturazione per missioni e per programmi. E quindi il rifacimento al concetto di programmazione, e allora vedete il fenomeno della fatturazione elettronica ci aiuta un'altra volta, perché può mettere in connessione le risorse consumate con gli obiettivi prestabiliti. Ulteriore funzione che ha questa attività della fatturazione elettronica è quella di poter agganciare ad un pagamento che noi abbiamo fatto l'obiettivo inizialmente che ci eravamo posti, in modo tale da dare dimostrazione alla popolazione che quelle determinate risorse che sono state impiegate per quel determinato acquisto, bene o servizio che sia, erano collegate ad un principio più nobile che era quello dell'obiettivo che ci eravamo posti. Quindi obiettivi nell'ambito delle missioni, modalità di raggiungimento attraverso i programmi, e attraverso la scritturazione elementare vado a vedere come quel determinato elemento iniziale si è andato a concretizzare nell'utilizzo della risorsa. Tutto quanto questo elemento ovviamente ci deve portare ad avere una maggior trasparenza. Ora, maggior trasparenza bisogna vedere sempre come lo andiamo ad intendere. Stiamo parlando di contabilità, allora possiamo rifarci al concetto di trasparenza che ci viene dato in questa accezione. Noi siamo di origine campana, il mio cognome lo dichiara apertamente, mi chiamo Iannelli, e a Napoli c'è un bel museo, il Museo di Capodimonte. A chi capita di andare al Museo di Capodimonte, chi è appassionato di contabilità, vede che ci sta un quadro importante che è quello di Luca Pacioli, sembra sia il tenutario di aver inventato la partita doppia. Ecco, proprio su quel quadro io non mi soffermo sul libro della contabilità, ma se guardiamo in alto a destra, sospeso sulla testa di Luca Pacioli, c'è un solido. È un rombo cubo ottaedro. Questo rombo cubo ottaedro, se avete pazienza di soffermarvi a vederlo, è riempito per metà d'acqua. Quindi non è completamente pieno d'acqua, non è completamente vuoto. È trasparente, ma c'è l'acqua. Ma quell'acqua che sta lì dentro ci dà una caratteristica che soprattutto le donne che sono appassionate di brillanti conoscono molto bene: la potenzialità che deve avere il brillante. Riflessione, rifrazione e semiriflessione. Il taglio del brillante, se ha queste caratteristiche, ci dà questa possibilità. Quindi quel rombo cubo tetro ci ispira su come dobbiamo fare i tagli. Però voi sapete bene che se io dovessi inserire una cannuccia dentro un bicchiere d'acqua, l'immagine che arriva non è la stessa, proprio per le ragioni che ci siamo detti. Quindi la trasparenza, attenzione, perché anche l'acqua è trasparente, ma l'immagine che ci dà è distorta. Quindi la trasparenza è della volontà del soggetto. Se le cose le vuole dire, emergono. Se no non ci stanno strumenti che servono. Quindi qui ci vogliono i due elementi, l'elemento culturale che abbiamo detto prima e l'elemento indotto. L'elemento indotto è lo strumento, l'elemento culturale la volontà del soggetto di volersi andare a dichiarare nell'ambito di queste attività. Ecco quindi che con la fatturazione elettronica abbiamo maggior trasparenza, sempre se tutti vogliamo mettere in piedi questo sistema della trasparenza. Arrivando all'oggetto, e quindi poi riprenderemo questi temi successivamente, il concetto di fatturazione elettronica che cosa ci porta? A due elementi che abbiamo visto. Da un lato la fatturazione, la stavamo vedendo sul lato passivo, determina dei debiti, dopodiché ci sono gli adempimenti che andremo a fare. Allora scindiamo questi due momenti. Sull'elemento della debenza, l'introduzione di questo nuovo sistema informativo contabile che cosa ha comportato a tutti quanti noi? La revisione di quello che era un concetto di debito che avevamo un tempo o che nell'ambito pubblico era rubricato come residui passivi. Al fine dell'introduzione di questo decreto legislativo 118 abbiamo tutta la nostra attività debitoria tenendo conto di proprio questi istituti. Quindi ci possono essere, così come è stato sottolineato, prestazioni che sono state realmente rese, e allora le riporteremo nell'accezione che ci siamo detti di residuo passivo, o accantonamenti di bilancio che non hanno dato sfogo a prestazioni,
che noi fino ad oggi abbiamo riportato come residuo passivo, ma residuo passivo non ci sono perché manca quella esigibilità di cui in precedenza. Allora noi dividiamo questo mondo dei residui passivi in due sottomondi, se così si può dire. Uno propriamente detto dei residui passivi, cioè somme che io devo effettivamente dare perché la prestazione è stata resa, quindi io li riporterò alla controprestazione, e quelle che prestazioni non sono state fatte, ma sono somme a mia disposizione per poter effettuare quell'attività. Allora, queste somme, proprio perché noi lavoriamo su un bilancio che ha una radice in un sistema previsionale, sono delle sostanze a nostra disposizione che vanno dentro ad apposite voci di bilancio, in questo caso le chiameremo fondi. C'è un fondo apposito dove riporterò tutte quante queste somme a mia disposizione che ancora non ho utilizzato. Questo fondo prende il nome di fondo pluriennale vincolato. Vincolato per le ragioni che ci siamo detti in precedenza, cioè sono destinate a quell'attività. È pluriennale perché io, se sto traguardando nell'esercizio successivo, sicuramente non sto parlando di quello annuale, quindi sto traguardando su un elemento pluriennale, ma soprattutto perché è legato ad un concetto più ampio di programmazione. Il passaggio della logica che abbiamo avuto fino ad oggi ad un passaggio invece nuovo è proprio questo, cioè qui potremmo rifarci a uno dei nostri maestri della Costituzione, Pietro Calamandrei. Pietro Calamandrei, quando fecero la Costituzione, cosa ci diceva? Che la Costituzione italiana è una delle migliori ai tempi, dal mio punto di vista, anche adesso sotto l'aspetto sociale, ma ai tempi sotto l'aspetto europeo, era una delle migliori in assoluto, anzi era la prima, come diceva lui, perché era afflitta da presbiopia, cioè aveva la capacità di vedere lontano. Allora qui, nel sistema della programmazione, dobbiamo passare da un sistema di miopia, cioè dall'anno, ad un sistema di presbiopia, quello di andare a traguardare nell'attività nel medio e nel lungo termine. E chiudo con le semplificazioni, ma non possiamo non farlo. La Milano Laghi fu iniziata proprio nel giorno del 26 di marzo. La Milano Laghi è stata la prima autostrada europea fatta esclusivamente per i percorsi automobilistici, cioè studiata in quella maniera lì. Quindi veniva studiata in questo modo. Quindi la perfezione nell'ambito dello studio di determinate situazioni. Anche qui in questo caso, quando noi andremo a fare delle spese pubbliche, già all'inizio le dobbiamo andare a direttizzare come la miglior spesa che io posso fare in favore della popolazione. Quindi sotto questo aspetto riprendiamo un ulteriore aspetto dell'importanza della fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica, il termine fatturazione, che cosa comporta? Delle somme in favore del privato, ma delle somme che il pubblico in un certo senso riprende sotto l'aspetto impositivo. Sotto l'aspetto impositivo quindi avremo tutta la problematica connessa da un lato all'IVA, dall'altro lato alle imposte che verranno addebitate a questo soggetto. Quindi sappiamo bene che la fatturazione elettronica e il principio del regime dell'IVA subisce delle deroghe nell'ambito della pubblica amministrazione a seguito proprio di nuovi istituti che sono stati introdotti su questo fenomeno della fatturazione elettronica, dove da un lato, abbiamo detto in un senso molto più ampio, prende il discorso relativo alla reverse charge e dall'altra parte lo split payment. Ormai non usiamo più parlare in italiano, siamo costretti ad utilizzare, ma in taluni casi, devo dire la verità, ritornano poi termini italiani che sono stati tradotti in maniera diversa. Nell'ambito dei lavori preparatori su questo si diceva sempre quello di ritornare al core business dell'impresa, ma il core business non è inglese, è latino, cor coris, quindi ercore, quindi il cuore dell'attività. Allora tante volte noi prendiamo per essere una cosa nostra, allora varrà la pena di ritornare ai fondamentali. Ecco, lo split payment o il reverse charge è già nobifonte, noi vediamo la stessa immagine dall'altra parte. Allora, in questo caso noi siamo in grado di atterrare su quello che è elemento di nostro interesse. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti, bene, riportiamo questo elemento della fatturazione, abbiamo la problematica dell'IVA, dobbiamo cercare di far convivere l'aspetto privatistico con l'aspetto pubblico. Noi fino ad oggi avevamo il problema che l'IVA era un costo, nel momento in cui andiamo a fare queste scissioni, come andremo a comportarci? Perché fino ad oggi ci siamo comportati. Voce, per favore, voce. Dica. Come sostituti d'imposta, come facevamo per le reti, non che versiamo l'IVA per conto dei nostri fornitori. A loro forniremo solo. Adesso. Da
ma prima non... Perdoni? Adesso? Da adesso, però il problema qual è? L'impegno io come lo prendo? Al netto o all'ordo dell'IVA? Perché a noi questo ci interessa. No. È come i dipendenti. Lei il dipendente lo mette all'ordo, che cosa fa? Nelle partite di giro ai tempi, che cosa facevamo? La riversale di incasso, e è chiaro, lo trattenevamo, riversale di incasso, versavamo. Allora il funzionamento qual è? Perché se noi lo facessimo al netto, io non avrei il costo effettivo, ma quell'operazione, il costo è quello, perché io poi la dovrò versare l'IVA, non è che me la tengo io. Quindi il costo è quello lì. Allora noi dobbiamo andare a studiare, ma lo tengo nel capitolo di bilancio, lo divido o lo faccio girare a partita di giro? Questo è il problema che ci dobbiamo porre. Fino a ieri facevamo in un determinato modo, il carico l'avevo in un modo, oggi ho il carico in un altro modo. Ma quel bene che io ho acquistato è gravato dall'IVA. E quindi quando andrò a riportare sullo stato patrimoniale, se fosse un bene, lo devo riportare caricato di quel costo. Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è una scelta. Lo metto all'ordo facendo quell'operazione che abbiamo detto, una reversale di incasso, e non pago. A. B. Lo porto al netto, un capitolo solo per l'IVA, e pago così. C. Lo faccio girare a partita di giro. Ok? Allora, l'importante però è che io abbia la cognizione che quegli elementi ci siano. Pro e contro di ognuno. Nell'ambito del primo caso avremo una contabilità più trasparente perché ho secco quanto è stato dato alla ditta, però dall'altra parte mi devo andare a fare un altro capitolo per quanto concerne l'IVA. Viceversa, se lo faccio girare a partite di giro, la mia contabilità non risulta essere più chiara perché lo faccio sotto la riga e quindi è un fenomeno interno, io non me ne accorgo qual è il costo. Quindi ognuno ha il vantaggio, ma lo svantaggio dall'altra parte. Okay? Allora questi sono spunti di riflessione che noi ci siamo dati attorno a questa fenomenologia. È bene ritornare sul concetto del piano dei conti integrato perché ci può aiutare in questa riflessione che stiamo facendo e richiuderemo poi con l'attività in merito al fenomeno dell'IVA che stavamo discutendo adesso e vedere come andremo a registrare sui documenti di carattere pubblico, intesi sia nell'accezione pubblica, sia ovviamente nella contabilità economico-patrimoniale. E in questo sistema dobbiamo trovare la quadratura. Cedo quindi la parola ai colleghi per quanto concerne il discorso del piano dei conti integrato, poi vedremo l'elemento dell'impatto della fatturazione e poi richiuderemo con le riflessioni e le eventuali email che ci arriveranno. Okay? Sono stato un pochino... non disciplinato, però era meglio farla in maniera interattiva, quindi allora l'abbiamo fatto in questo modo qui. Mi dispiaccio con coloro che sono collegati per via etere, ma avremo modo di discutere attraverso la documentazione. Okay? Sì, se la incombo mi tolgo. Buongiorno a tutti, mi ricollego ai saluti e ai ringraziamenti effettuati precedentemente, alzo un po' la voce anche se il tono della mia voce non è particolarmente elevato e vado a illustrare quello che è il concetto di piano dei conti integrato. Come diceva il professor Iannelli, uno dei capisaldi dell'armonizzazione contabile, quindi del decreto legislativo 118 del 2011 modificato dal 126 del 2014 è di fatto l'affiancamento e quindi l'integrazione dell'informazione che gli enti territoriali, regioni ed enti locali devono andare a dare tra la contabilità finanziaria, quindi la formazione finanziaria e l'informazione economico-patrimoniale. Lo strumento che è stato appunto ideato, in qualche modo previsto dal legislatore per poter garantire questo affiancamento è appunto il piano dei conti integrato. Piano dei conti integrato che quindi ha questa previsto dall'articolo 2 e successivamente dall'articolo 4 del decreto citato. Il piano dei conti integrato quindi ha una struttura ben precisa, è composto fondamentalmente dal piano dei capitoli della contabilità finanziaria, che è quella tipica e classica della regione, dell'ente regione e degli enti locali, al quale appunto vengono affiancati altri due elementi che sono il piano dei conti della contabilità economico-patrimoniale, laddove sono appunto registrati costi e ricavi, oneri e proventi a seconda se l'accadimento venga ad essere generato nell'ambito di un mercato e quindi genera costi e ricavi, ovvero oneri e proventi laddove appunto non esista un mercato, e il piano dei conti di carattere patrimoniale, laddove appunto vengono registrati gli accadimenti di carattere patrimoniale.
Il primo elemento sul quale io volevo soffermarmi e rispetto al quale volevo sottolineare riguarda quello che il professor Iannelli citava come appunto un comportamento. Il piano di conti integrato di fatto, come dicevo prima, è lo strumento attraverso il quale di fatto viene ad essere garantita l'affiancamento del sistema di contabilità finanziaria, che rimane la contabilità principale dell'ente regione, degli enti locali, rispetto alla contabilità economico-patrimoniale. Tuttavia non dimentichiamoci che è uno strumento rispetto al quale i risultati che vengono appunto ad essere... Certo. Non so se può alzare la voce. Vabbè, alzo la voce, assolutamente sì. Assolutamente sì, alzo la voce e mi ripeto quello che ho detto prima, purtroppo sconto, no, assolutamente no, purtroppo sconto un difetto di partenza, che è quello di avere un tono di voce abbastanza basso. Dicevo, quindi, il piano di conti integrato è prettamente uno strumento di carattere informatico. Su questo invito tutti noi operatori prevalentemente dei servizi economico-finanziari della regione e degli enti locali a in qualche modo gestire quella che è il nostro rapporto con la società che gestisce, appunto, che ci fornisce il sistema informativo contabile, che di fatto deve recepire quello che è appunto la disposizione contenuta del 118, che è quella di integrare, affiancare alla contabilità finanziaria la contabilità economico-patrimoniale. Questo perché? Perché, come potete vedere dalla slide che stiamo adesso proiettando, parte centrale della figura azzurra, la contabilità finanziaria, su questo siete maestri, gira su un sistema che è il sistema della partita semplice, laddove cioè vengono ad essere rilevate sostanzialmente le scritture in termini di spesa, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Cosa diversa invece è la contabilità economico-patrimoniale, laddove invece il sistema è un sistema di carattere economico-patrimoniale. Quindi che cosa significa? Significa che nel momento in cui io operatore, io collega, insomma, dell'ente locale o della regione vado a effettuare le scritture contabili, nel momento in cui vado a fare le scritture contabili, il mio sistema deve essere in qualche modo architettato, strutturato, in maniera tale che in contabilità finanziaria la scrittura contabile giri in secondo appunto una logica di partita semplice. In contabilità economico-patrimoniale però quello stesso accadimento venga ad essere rilevato e venga poi ad essere rappresentato nei documenti contabili di carattere economico-patrimoniale secondo appunto la logica economico-patrimoniale. Faccio un esempio per tutti per poter appunto far meglio comprendere questo concetto. Nel momento in cui io vado a rilevare i costi del personale in contabilità finanziaria, giustamente faccio l'impegno principale, dopodiché ogni mese vado a liquidare il costo del personale con il pagamento degli stipendi. In contabilità economico-patrimoniale questo non dovrà dare vita soltanto a una scrittura semplice di costo a uscita di cassa, ma necessariamente per poter rispettare le regole di cui prima ci dicevamo, che è quella appunto della contabilità economico-patrimoniale, quindi della partita doppia, questa scrittura semplice in contabilità finanziaria genera una partita doppia che è costo del personale a debito nei confronti del personale, semplicisticamente, nel momento in cui viene ad essere pagata registro l'uscita di cassa e registro appunto la chiusura del debito. Ritornando a quello che collegandomi a quello che diceva appunto il professor Iannelli, in un'ottica di trasparenza, in un'ottica di comportamento tendente alla trasparenza, un comportamento che, come quello appunto che è stato descritto, è quello naturalmente più tendente non soltanto al rispetto della regola contabile, che è quella della contabilità economico della partita doppia tipica della contabilità economico patrimoniale, ma anche una logica di trasparenza nel momento in cui appunto andiamo a redigere quelli che sono i due documenti di contabilità economico patrimoniale, di matrice economico patrimoniale, che compongono il rendiconto della gestione sia delle regioni sia degli enti locali, che sono appunto il conto economico e lo stato patrimoniale. Andando poi più sul tecnicismo, nella slide che vedete appunto rappresentata, in qualche modo trovate in maniera elegante quello che appunto dicevo in apertura, cioè che il piano dei conti integrato è composto fondamentalmente da questi tre piani: il piano dei conti finanziario, che rappresenta l'elenco appunto dei capitoli di contabilità finanziaria attualmente in uso presso appunto la regione, ove stiamo guardando appunto la regione, o presso gli enti locali, ai quali appunto deve essere affiancati questi altri due
conti, questi altri due piani, il piano di conti economici, prevalentemente oneri e proventi, prevalentemente in alcuni casi costi e ricavi, e il piano di conti patrimoniali, laddove appunto vanno ad essere rilevati quelle che sono le attività, le passività di un determinato ente. Facendo un salto rispetto a quello che sono appunto i concetti indicati appunto all'interno delle slide, con riferimento ai conti patrimoniali, un altro piccolo suggerimento che riguarda appunto l'aggiornamento dei conti patrimoniali nell'ottica appunto di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale delle amministrazioni pubbliche, regione o enti locali. Come dicevo poc'anzi, il rendiconto è composto fondamentalmente da tre documenti. Da un lato abbiamo appunto il conto del bilancio, che ancora una volta tipicamente rappresenta i risultati della gestione finanziaria dell'amministrazione. Abbiamo il conto economico, dove appunto troviamo esplicitati al rendiconto quelli che sono i costi, ricavi, oneri e proventi. Abbiamo poi lo stato patrimoniale, collegati appunto a questi ultimi due documenti, nell'ambito del quale abbiamo invece come dire, la consistenza dell'attività e delle passività dell'amministrazione. Con particolare riferimento alle attività, ci tengo appunto a sottolineare la necessità, collegandoci ancora una volta ai concetti espressi prima di correttezza dei comportamenti contabili, di esigenza di trasparenza del dato contabile, di avere in qualche modo gli inventari aggiornati, l'inventario appunto dei beni mobili e immobili che vanno ad essere come dire, indicati appunto all'interno dell'attivo, dello stato patrimoniale, necessariamente per poter appunto assicurare un'informazione adeguata, corretta. È necessario appunto che questi documenti siano aggiornati. Piccola parentesi che chiudo subito. Trovate appunto all'interno della slide quanto è indicato, quanto è come dire, E previsto dal. perdonate se mi intrometto su questo. Altro elemento, il 31 di marzo scade il termine per fare il piano strategico sulle beni da dismettere, da tenere o meno e la valorizzazione del patrimonio. È evidente che se non ho aggiornato l'inventario diventa difficile fare questa operazione. Assolutamente, ringraziamo naturalmente il professore per il preziosissimo suggerimento. Naturalmente un ulteriore elemento che potremmo appunto dire, con riferimento ancora allo stato patrimoniale, riguarda la questione delle partecipate pubbliche, insomma, rispetto alle quali era necessario in qualche modo rivedere l'assetto appunto delle partecipate pubbliche e quant'altro. Rispetto appunto al contenuto di questa slide, qui sono appunto riportati quelle che sono le caratteristiche del piano di conti integrati, laddove appunto si sottolinea che il livello minimo dell'articolazione del piano di conti ai fini del raccordo con i capitoli è il quarto livello, mentre invece per quanto riguarda la gestione si scende di un ulteriore livello e si scende appunto al quinto. All'interno di questa slide vengono date informazioni, tra virgolette, tecniche, ma anche informazioni di carattere elementare su come leggere le informazioni del piano dei conti, cioè ogni voce del piano dei conti è caratterizzata da una codifica abbastanza complessa che per quanto riguarda l'entrata è abbastanza trasparente, passatemi il termine, comunque è autoesplicativa. Per quanto riguarda invece l'uscita, diciamo, le uscite, diciamo così che la capacità informativa di quei codici non è, è un po' più limitata rispetto all'entrata. Per quanto riguarda l'entrata, qui abbiamo portato un esempio che è l'imposta municipale propria, l'entrata, questa, diciamo così, l'articolazione del bilancio ce ne accorgiamo stesso dalla codifica e come vedete appunto rappresentato nella slide, è appunto l'entrata, il numero 1 successivamente alla E è il titolo e che quindi nell'ambito del nuovo bilancio è rubricato come entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Il codice successivo 101 rappresenta la nuova classificazione del bilancio, quindi la tipologia che sono le imposte, tasse e proventi assimilati. Il codice 06 ancora una volta è la nuova voce della classificazione delle entrate del bilancio prevista dal 118. È la categoria che è l'imposta municipale propria. Il quinto livello è lo 001 e identifica appunto l'imposta municipale propria. Come potete vedere dal riquadro in basso in cui viene riportata una semplificazione relativa alle spese,
diciamo così, la capacità esplicativa del codice è molto più limitato. U sta sempre per inevitabilmente uscite, uno è il titolo del bilancio delle amministrazioni pubbliche, che rappresenta appunto le spese correnti. Qui non troviamo naturalmente l'aggancio nell'ambito del codice con le missioni e i programmi di bilancio, fondamentalmente perché ogni capitolo è relativo a specifici programmi e a specifiche missioni. Quindi lo 03 non significa missione 03 o programma 03, ma significa macro aggregato 3, acquisto di beni e servizi. 001 è l'ultimo livello appunto di gestione del piano di conti integrato, e rappresenta appunto la natura della spesa, in questo caso giornali e riviste. Qui trovate appunto delle rappresentazioni del piano finanziario in termini di entrata di spese. Un ulteriore elemento che volevamo appunto sottolineare, sempre con riferimento al piano di conti, riguarda le regole di collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Sono, immagino, per molti di noi concetti basilari, ma pur essendo concetti basilari, più delle volte è meglio ripeterli. Agganciandomi a quello che dicevo prima, cioè che il piano di conti integrato e il software di gestione della contabilità è di fatto uno strumento che ci aiuta nello svolgimento dell'attività lavorativa, i risultati a cui aggiungo mediante questo strumento sono comunque risultati che in qualche modo devono essere gestiti e in qualche modo devono essere definiti a monte da parte di una mente pensante. Per quanto riguarda il costo, sottolineiamo che il momento in cui il costo sorge in contabilità finanziaria è la liquidazione. Nel momento in cui in fase di spesa, tendenzialmente in fase di spesa di contabilità finanziaria, il momento della liquidazione è il momento in cui di fatto viene registrato un costo in contabilità economico-patrimoniale. Mentre invece, per quanto riguarda le entrate, il momento in cui viene ad essere rilevato un ricavo o un provento è invece tendenzialmente l'accertamento. Avrei terminato e quindi passerei la parola al collega, il dottor Vincenzo Di Sauro, che descriverà appunto alcuni aspetti legati alle implicazioni derivanti appunto dalla fatturazione elettronica, rimandando ovviamente a eventuali domande che ci vorrete appunto porre per eventuali approfondimenti. Grazie mille. Interrompo un attimo per dire che alcune domande stiamo dando già risposte in diretta, ma comunque saranno inserite poi nell'elenco delle FAQ. Buongiorno a tutti, a chi mi ascolta in sala e a chi invia webinar. Io sono Vincenzo Di Sauro e dopo aver analizzato quali sono i principali aspetti introdotti dal decreto legislativo 118-2001, dal decreto legislativo 126 del 2014, andiamo ad analizzare qual è l'impatto, ovviamente sotto il profilo contabile, dell'introduzione di due novità in materia fiscale previste dalla legge di stabilità 2015. Sto parlando ovviamente dello split payment e dell'ampliamento del campo di applicazione del reverse charge. Queste due novità ovviamente hanno l'intento, il nobile scopo di contribuire alla lotta all'evasione fiscale. Parliamo ovviamente di trattamento dell'imposta sul valore aggiunto dell'IVA. Bene, ovviamente andremo ad analizzare quali sono gli impatti risvolti di due novità fiscali nell'ambito di una novità ben più ampia di carattere contabile, e quindi occupandoci solo degli aspetti di carattere contabile e non delle implicazioni di carattere fiscale. Sì, infatti l'intervento di oggi è complementare a quello previsto nella precedente sessione, il modulo 2, dove il collega De Bellis ha evidenziato quelle che sono le novità da un punto di vista giuridico e da un punto di vista degli adempimenti amministrativi. Andiamo quindi a vedere quali sono gli impatti sia sul piano dei conti integrato illustrato dal collega Orrei e soprattutto sulle scritture in contabilità finanziaria sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata esposto dal professor Iannelli.
Una ovviamente doverosa premessa è dovuta in quanto la prassi contabile è ad oggi ancora in evoluzione. Ci sono ovviamente pareri discordanti sulle modalità di contabilizzazione di questi due fenomeni. Andremo a vedere quali sono le principali soluzioni proposte, magari provando a capire qual è la più congeniale. Innanzitutto, le modalità di contabilizzazione di questi due fenomeni si differenziano a seconda dell'attività svolta dall'ente. Innanzitutto, in questo caso, a seconda che noi ci riferiamo a un'attività di carattere istituzionale o di carattere commerciale. Ci viene in soccorso per la distinzione il riferimento normativo che è l'articolo 4,5 del DPR 633 del 72, che ci dice che è attività istituzionale svolta dall'ente nel momento in cui il soggetto effettua operazioni di pubblica autorità. Altre tipologie che si differenzia dall'attività di carattere commerciale, sempre disciplinata dallo stesso articolo, dove il soggetto pubblico svolge il ruolo di soggetto passivo d'IVA. Cosa intendiamo? Nel momento in cui un soggetto pubblico svolge attività commerciale, sostanzialmente dovrà predisporre la liquidazione periodica, che come sappiamo può essere mensile o trimestrale, e ovviamente con il meccanismo della detrazione, quindi dalla imposta a debito può essere detratta la parte di IVA a credito. Soffermiamoci in particolare sull'attività di carattere commerciale, in quanto nel caso in cui dovessimo avere un particolare oggetto della fattura, quindi una particolare acquisto di bene o servizio, possiamo rientrare o meno nel regime reverse charge o nello split payment. Rientreremo nei casi del reverse charge, oltre che nei casi previsti dall'articolo 17,5 del DPR, anche in queste tipologie segnalate nella slide, quali servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Cosa si intende reverse charge? E anche mensa scolastica, visto che è una domanda che ci è stata fatta. Va bene. Accolta. Cosa intendiamo per reverse charge? La traduzione letterale è inversione contabile. Inversione di cosa? Inversione dell'obbligo di versamento dell'IVA, che passa dal soggetto venditore al soggetto che riceve la fattura, che quindi dovrà provvedere a questo adempimento. A differenza di queste particolari tipologie di servizio o di acquisizione di beni o servizi, per tutte le altre casistiche che rientrano nell'attività commerciale, invece il regime da applicare sarà quello dello split payment, che verrà applicato anche per tutte le operazioni di attività istituzionale. Come potete vedere nella slide, quindi ci sono due riquadri, quello delineato con un tratteggio blu, che comprende le operazioni in reverse charge e le operazioni di attività commerciale che rientrano nello split payment, per cui ci sarà una particolare tipologia di contabilizzazione che si differenzia in modo sostanziale rispetto alla contabilizzazione delle operazioni da attività istituzionale, quindi che vanno nel riquadro rosso. Vediamo il primo caso, quindi il caso del reverse charge e dello split payment da attività commerciale. Un esempio della prima casistica, nell'ambito della gestione della biblioteca comunale, che possiamo assimilare a un'attività di carattere commerciale, la società Alfa fornisce al comune servizi di pulizia. Scomponiamo l'esempio. Nell'ambito della gestione della biblioteca comunale, quindi ci riferiamo all'attività, la società Alfa, che è un soggetto passivo IVA, quindi ci riferiamo all'ambito soggettivo, fornisce al comune, che in questo caso anch'esso è soggetto passivo IVA, servizi di pulizia, quindi oggetto che ricade all'interno del regime reverse charge. Differente dall'esempio 1B, dove nell'ambito della stessa attività la società A, sempre un soggetto del regime reverse charge, e quindi in questo caso ci riferiremo al regime split payment. Vediamo cosa accade dal punto di vista contabile. In caso ovviamente di reverse charge avremo la notazione dell'inversione contabile,
nel caso dello split payment, l'indicazione è scissione dei pagamenti. Cosa si intende per scissione dei pagamenti? Avremo ovviamente il primo pagamento che è fatto dalla pubblica amministrazione al fornitore, il secondo pagamento dalla pubblica amministrazione verso l'erario, che, come ci diceva la collega, un po' ricorda il sostituto d'imposta. Andiamo a vedere quali sono gli aspetti contabili dell'operazione. Innanzitutto abbiamo un impegno per l'importo comprensivo di IVA. Tra parentesi si ricorda anche se la fattura è emessa senza l'importo dell'IVA. In seconda battuta avremo un accertamento dell'entrata nella parte corrente per la parte di IVA che va a integrare la fattura del venditore. Quindi sulla base della nuova classificazione ovviamente ci riferiamo ad un titolo e a una tipologia, e in particolare alle entrate extratributarie e alla tipologia rimborsi entrate correnti. Una delle criticità che ovviamente andrà risolta e si prevede una risoluzione nel breve termine, ovviamente l'adeguamento del piano dei conti integrato, che ovviamente è stato oggetto di numerose modifiche nel corso della sperimentazione, ma che ovviamente non era pronto a, recepire questa novità di carattere fiscale. Per oggi l'interpretazione che si dà è di imputare alla voce entrate altre entrate correnti con la codifica che trovate. Successivamente abbiamo l'emissione del mandato di pagamento verso il venditore per l'importo al netto di IVA e contestualmente l'ordinativo di pagamento che quietanza la reversale riferita all'accertamento di cui al punto 2. Ovviamente deve essere immediato. È contestuale. Sì. Contestuale. La collega ci chiedeva se era immediato l'ordinativo di pagamento. Ulteriore passaggio che non è presente nella slide è ovviamente il momento della liquidazione dell'IVA, dove andrà effettuato un impegno sul capitolo IVA a debito e quindi ci sarà il pagamento all'erario. Andiamo a vedere cosa succede invece nel caso di split payment da attività istituzionale. Ovviamente l'esempio è completamente diverso. Nell'ambito della sezione anagrafe dello svolgimento dell'attività istituzionale, la società Alfa eroga al comune servizi di pulizia dei locali. Scomponiamo anche qui l'esempio, sezione anagrafe, quindi attività istituzionale, la società Alfa, quindi soggetto passivo IVA, eroga al comune, che in questo caso non è soggetto passivo IVA in quanto l'attività è di carattere istituzionale, servizi di pulizia dei locali. Nonostante l'oggetto della prestazione possa ricadere all'interno del reverse charge, l'ambito soggettivo prevale e quindi ricadiamo all'interno del regime split payment. Quindi cosa succede? Il venditore in questo caso emette fattura, in caso di split payment da attività istituzionale, e indica scissione dei pagamenti. Cosa farà allo stesso tempo il fornitore? Ovviamente inserirà nei suoi registri IVA la vendita, quindi l'operazione, l'importo dell'IVA, ma questo importo non andrà a computarsi nella sua liquidazione periodica. Cosa succede invece dal punto di vista dell'amministrazione? Questo diciamo è l'orientamento, la prassi ad oggi maggiormente utilizzata. Quindi abbiamo l'emissione ovviamente di un impegno di spesa per il totale. Successivamente avremo un accertamento per la parte ovviamente che va a integrare la fattura del venditore. Successivamente avremo l'impegno nel capitolo del debito, dell'IVA a debito, e poi avremo il mandato al fornitore per la parte al netto di IVA. Avremo successivamente anche qui la reversale. E infine ovviamente il mandato di pagamento verso l'erario. Qui è segnalata la reversale, sia l'accertamento ovviamente che l'impegno nei servizi conto terzi. In particolare nella voce riscossione di imposte di natura corrente per conto terzi. Un altro orientamento che è stato proposto da una fonte autorevole, qual è l'IFEL, prevede invece l'utilizzo delle partite di giro e in particolare della voce altre ritenute. Questo per dire cosa? Che
ovviamente in conclusione, prima di lasciare la parola per la conclusione, ovviamente queste novità fiscali hanno un notevole impatto sulla nuova, il nuovo ordinamento contabile. Qual è il costo di queste novità? Da un lato per gli operatori, quale il MEF, la Ragioneria Generale dello Stato, ovviamente quello di aggiornare tutti gli strumenti a partire dal piano dei conti integrato, quindi prevedere delle voci apposite. Mi viene in mente anche la matrice di correlazione proposta anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, che va a collegare le due anime della contabilità finanziaria con quella della contabilità economica. E un costo anche ovviamente per gli operatori, per i funzionari amministrativi che si ritroveranno a liquidare l'imposta, quindi ogni mese. Ricordiamo che per lo split payment la liquidazione può essere fatta fattura per fattura, giorno per giorno, o doveva essere contestuale nel senso proprio versamento contestuale all'erario, okay. Mensile, diverse. Allora, le modalità sono tre e sono alternative. Sì, la collega ci chiedeva le modalità di versamento dell'imposta in caso di split payment. Le modalità alternative sono tre. Fattura per fattura, ovviamente richiede un onere amministrativo notevole. Giorno per giorno, quindi cumulare le fatture che vengono ricevute giornalmente. Oppure, esatto, oppure a fine mese, in modo cumulato, liquidando l'imposta il giorno 16 del mese successivo, che sarà esattamente le ritenute. Cosa diciamo? Allora qui c'è anche da vedere qual è la caratteristica dell'ente. Qui stiamo parlando di attività particolari istituzionali. Le fatture per quanto riguarda le pulizie dipende dal contratto come l'abbiamo fatto. Se abbiamo previsto un contratto con pagamento semestrale posticipato, è una riflessione da fare. Se abbiamo previsto pagamento mensile è un'altra. Quindi dobbiamo andare a vedere, rispetto alla qualità dei servizi che noi riceviamo, qual è la frequenza, la ripetitività, e sulla base di questo cercare in questo momento l'opzione più favorevole, aspettando poi che il legislatore dica in merito a questo. Sul punto invece della dichiarazione di IFEL, vorrei garbatamente dissentire, non tanto perché sotto l'aspetto contabile non vada bene, non quello che ha detto lui, quello diceva IFEL, ma sotto l'aspetto della cosiddetta trasparenza. Le partite di giro sono sempre una contabilità di carattere interno, ma se la finalità è quello di dare all'esterno, io anche attraverso questo posso rendermi conto del volume di attività che viene posto in essere. Contabilmente non cambia, ma noi non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di trasparenza, di arricchimento dell'informativa. Allora non si capisce perché nell'un caso lo facciamo sopra la riga e nell'altro caso lo dobbiamo fare al di sotto. Questo ci permetterebbe sempre di poter tracciare ancora meglio l'informazione, riteniamo. Scusi, una domanda. Per questo meccanismo... Ecco, la ripetiamo. C'è una voce abbastanza alta. Questo meccanismo è abbastanza chiaro. Sottecoccio io, per quanto riguarda fornitore, ente, ma quando c'è il terzo soggetto, voglio dire, la maggior parte di noi lavora con tramite infrastrutture lombarde, meglio, sì. Noi abbiamo affidato infrastrutture lombarde la gestione dei nostri stadi, quindi non siamo noi direttamente... È un problema delle infrastrutture. Però ovviamente infrastrutture, poi che cosa fa? Ci rigira i costi. È in house. È una società in house. Quindi? Però su quello abbiamo un funzionamento che è diverso rispetto al fornitore iniziale. Allora, la collega diceva, poiché una buona parte dei servizi vengono gestiti per il tramite di aziende in house, il fenomeno è per così dire mediato, nel senso che il servizio viene prestato a noi, ma su un ordinativo e su una gara indetta da una centrale acquisti, quella che sia, del fornitore in house. Allora qui noi dobbiamo andare a vedere invece le regolamentazioni che vengono fatte all'interno di quel settore lì, perché per quanto riguarda le in house hanno un trattamento non similare alle altre imprese. Andiamo all'origine. Perché è stato fatto questo decreto?
per la tracciabilità e per controllare che non ci siano frodi di carattere fiscale. Ora, se diffidiamo di noi stessi, è un problema, ce lo dovremmo porre. Nel senso, siamo andati alla ragione per la quale era stato fatto. La ragione per cui era stato fatto è quello di tracciare il denaro pubblico dove va. E se quella è una mia in-house, la ragione della tracciabilità non c'è, perché poi alla fine, se facessi come obbligatorio, non ovviamente da adesso, ma nel tempo, il bilancio consolidato, queste situazioni io le evito. Anche perché la programmazione è unica, è integrata, quindi la faccio per tutti, comprese le mie in-house. Allora non se ne ravvedono le ragioni dei soggetti che stanno già al nostro interno, perché se in-house, quella ha l'obbligo di fornire servizi solamente a noi. Poi andremo a vedere come questa fa a fatturare a noi un servizio che ci rende un altro, ma non ci voglio scendere su questa cosa qui. Concludo. Ricordavamo quindi i costi, da un lato per gli operatori del MEF, della Ragioneria Generale dello Stato, dall'altro degli operatori amministrativi della pubblica amministrazione, dall'altro il costo in termini di mancata liquidità da parte delle imprese, che ovviamente vedranno venir meno una parte di IVA che col meccanismo della detrazione loro andavano a nettare con ovviamente l'IVA di segno opposto. Dall'altro lato questi sono i costi, dall'altro lato i benefici, i potenziali benefici che lo Stato ha quantificato nell'ordine di circa 900 milioni di recupero di gettito fiscale. Quindi speriamo che il gioco valga la candela, insomma. Io vi ringrazio per l'ascolto. Prendo un attimo io il controllo, ci sono, oltre alle risposte che abbiamo già dato in tempo reale, ci sono ancora alcune domande in sospeso, per cui chiederei al professore se può venire qui a leggerle e poi daremo le istruzioni di fine attività. Ci sono esattamente 6 domande ancora, però alcune sono simili. Okay. Allora, premesso che l'archiviazione documentale sostitutiva era già prevista dal codice dell'amministrazione digitale entro il 31 marzo, deve essere già predisposto l'impianto per la conservazione a norma per la fatturazione elettronica o può essere fatto ex post? No, deve essere simultaneo, se no dove ce le annotiamo? 2. Un servizio di pulizia assegnato come Global Service a forfait è soggetto a reverse charge? Sì, e la quantificazione che è fatta in maniera forfettaria, ma il pagamento, e quella è la modalità di determinazione, ma non impatta su questo, quindi si seguono le stesse regole. Se siamo d'accordo poi... poi, la gestione della biblioteca non è un servizio commerciale o sbaglio? Dipende. Le biblioteche comunali dove i lasciti sono stati... Se avessimo fatto l'inventario il problema non l'avremmo avuto, perché ci sono i lasciti e la destinazione a fini istituzionali ed è quello. Se invece ci sono delle attività che non sono a fini istituzionali, va fatta in quel modo. Periodici, riviste, aggiornamenti soli 24 ore, non si potrebbe fare pubblicità, ma per dire giornale economico, ecco questo volevo dire. Allora, per servizi particolari anche la biblioteca ha questo. Vendita di cataloghi, eccetera. Ricordiamo adesso c'è l'Expo e con l'Expo si venderanno moltissimi cataloghi e molte mostre ci sono e vengono vendute anche nelle biblioteche comunali. Per cui le attività commerciali rientrano in questo, l'attività istituzionale, quello della biblioteca come qualsiasi servizio, ovviamente è escluso da quello che dicevamo. È influenzato sui servizi, però sullo split payment, perché riceve servizi di carattere istituzionale. Poi, come gestisco la registrazione contabile nel bilancio delle fatture emesse dall'ente verso un'altra pubblica amministrazione per un'attività di tipo commerciale, come le ha sempre fatte? Per quanto riguarda la registrazione contabile nel bilancio pubblico, ci cambia l'altro bilancio, nel bilancio pubblico rimane quello che ci eravamo detti. Con un pagamento contanti, (ride)
con un pagamento contanti ad un fornitore da parte di una comunità montana, che dovrebbero essere sparite, come mi comporto per il pagamento dell'IVA? Il problema non è il pagamento dell'IVA, è il pagamento in contanti. È anomalo. Se sto usando cassa economale sono minute spese. E allora minute spese, che genere di spese si fa fatturare come minute spese? Allora dipende, non sappiamo qual è l'entità. E se una fattura, c'è il problema del reverse charge o dello split payment, allora come fa lei in questi casi a pagare per contanti? Quindi dovremmo avere maggiori informazioni sul caso. A lettura così non è rispondibile per la ragione del pagamento in contanti. Comunque, se lei ci dà maggiori dettagli, anche se la tipologia del servizio, magari potremmo essere più esaustivi. Poi, nelle risposte scritte, questa è un'altra, giusto? Nelle risposte scritte si potrebbe cortesemente approfondire maggiormente il discorso iniziale relativo agli impegni, alla loro tempistica, alla distinzione tra impegno giuridico e contabile. Questa ce la annotiamo e vediamo un pochino di essere più dettagliata. Però ci eravamo già rivisti con la collega. Allora, la ripetiamo, poi scriveremo nella dovuta, nel dovuto modo. Impegno giuridico ed impegno contabile, ritradotto in operatività, noi abbiamo, immagino, per impegno giuridico noi intendiamo l'impegno giuridicamente perfezionato. L'impegno contabile immagino che si faccia riferimento al momento in cui noi andiamo ad imputarlo all'esercizio. Per cui l'impegno giuridico lo prendo come ho sempre fatto fin oggi, quindi lo registro, eccetera. Lo riporterò per competenza nel bilancio di riferimento laddove in quell'anno immagino giunga a scadenza. Facciamo un esempio. Pulizie, contratto triennale, 3.000 euro, 1.000 euro all'anno. Riporterò nel bilancio 2015 1.000, 2016 1.000, 2017 1.000. Impegno 3.000, imputo all'esercizio 1.000, 1.000, 1.000. Penso che abbiamo dato la risposta. Il servizio di Global Service è omnicomprensivo di altri servizi e l'importo relativo alle pulizie non è determinabile, lo deve andare a determinare. Proprio per questa ragione i servizi che rientrano su quelle casistiche devono essere fatti in maniera diversa. Ricorda alla collega, nel caso in cui un soggetto faccia le fatture devono essere descrittive, 1997. Quindi lì dentro ci deve essere scritto non solo come da contratto numero, ma deve essere specificato anche la tipologia del servizio che è stato erogato, perché potrebbe capitare anche situazioni per le quali l'importo dell'IVA è diverso. Quindi deve essere specificato laddove possano quei servizi cadere su aliquote che sono diverse. Quindi non si chiede fatture diverse, ma la descrizione puntuale nell'ambito della fattura dei servizi che sono stati richiesti. Su quali capitoli accerto l'IVA per le fatture emesse dall'ente verso un'altra pubblica amministrazione per un'attività di tipo commerciale? Nello stesso modo come ha fatto fin oggi, perché se è commerciale lei continua nella modalità che avrà fatto fino ad oggi. Non so come voi vi siete comportati, immagino che abbiate il capitolo che avete denominato IVA a debito nei confronti dell'erario, su quella continuerà a riportare l'IVA che deve andare a restituire o a compensare con l'altra per attività commerciale. Arrivano continuamente. L'ISIS. Fattura emessa dalla nostra... A quanto ci diamo il blocco? Adesso, l'ultima. Fattura emessa dalla nostra farmacia comunale a nostro asilo comunale, va splittata? Tu è finita questa? Sì. Ah, ok. La fattura comunale, allora bisogna vedere le medicine che io sto dando, se sono presidio ex sicurezza 626 è una cosa, se invece sono fornite come prima cura o come terapia sono una cosa diversa, bisogna vedere che genere di presidi state fornendo. Bene.
una ultima così. Va bene. Basta voi, eh. Per le fatture nell'ambito commerciale, quindi il versamento dell'IVA nei confronti dell'erario non si verifica perché si annulla con le dovute scritture in entrata? Dipende di che cosa stiamo dicendo. Si compensa è più corretto, si annulla no, perché non è detto che gli importi siano similari. Ok? Ok. Grazie mille. Grazie a voi tutti. Prendo il controllo del PC, vi do le ultime istruzioni per l'uso, ovvero... Grazie a tutti e a tutti, buon lavoro. Grazie. Speriamo di aver risposto a alcune vostre necessità. Se arrivano altre domande, le mandate. Comunque avranno risposta poi online. Io vi faccio rivedere questa slide dove appunto descriviamo il fatto che tutte le domande, anche la registrazione audio e video, saranno disponibili dai prossimi giorni. Altra cosa, altro appunto. Poi mi taccio. Sì. Poi se avete suggestioni su quello che ci siamo scritti oggi, al di là dei quesiti, ma suggestioni ulteriori, e dalla vostra pratica, magari se siete così cortesi da inviarceli. Grazie a voi. Noi abbiamo fatto oggi il terzo modulo, per cui vi invito all'ultimo modulo che sarà il 2 aprile. E per eventuali altre domande, questi sono i miei riferimenti, potete mandare a ferrari@regione.lombardia.it le vostre comunicazioni in maniera tale che io le possa girare ai relatori. Grazie a tutti e alla prossima volta. Grazie a voi. Saluti a tutti. Arrivederci. Stop. No.